Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Vanni. Io dirò solamente qualche parola introduttiva di questo webinar. È un webinar che abbiamo voluto fare per completare il ciclo di iniziative che avevamo programmato per il 2023. Riguarda un programma che è conosciuto naturalmente, è conosciuto dai più, è il programma con cui i nostri ragazzi, i nostri figli, insomma, in molti casi hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con l'Unione Europea, con gli scambi, insomma, soprattutto legato appunto agli scambi nel campo dell'istruzione universitaria e anche altro, naturalmente. Però è un programma che, per come è stato configurato e per come si configura per il 2024, offre la possibilità per i comuni di partecipare anche agli obiettivi di questa iniziativa, attraverso forme particolari, di cui poi Vanni Resta, che è il nostro esperto di riferimento su questi temi, ci racconterà in particolare con la forma del partenariato. Naturalmente, attraverso questo programma, i comuni, i territori hanno la possibilità di sviluppare iniziative che appunto contribuiscono a realizzare l'obiettivo del programma, che sono anche obiettivi condivisi all'Unione, cioè contribuire appunto alla definizione dell'agenda politica dell'Unione Europea, lavorare per migliorare conoscenza, competenza sul tema delle transizioni gemelle, le transizioni digitali e ambientali, il rafforzamento anche dell'identità europea, basata appunto su dinamiche di pluralismo, di democrazia, di apertura, di scambio, di accoglienza, insomma, di inclusione sociale. Quindi una buona opportunità anche per chiudere questo nostro ciclo di seminari. Altra cosa che volevo dire è che noi stiamo preparando per il 2024 un ciclo più ampio di iniziative perché, come è noto, nel 2024 succederanno molte cose di interesse dei comuni, di interesse dei cittadini europei. Innanzitutto, sappiamo che è in discussione una revisione del bilancio comunitario. Credo che questa revisione verrà finalizzata a fine anno nell'ultimo consiglio, diciamo, europeo. Insieme alla revisione di bilancio, naturalmente, saranno predisposti altri programmi, saranno definiti altri obiettivi, quindi evidentemente sarà importante per noi osservare quello che questa revisione comporterà, perché dentro questa revisione ci potrebbero essere sicuramente iniziative di interesse da intercettare, quindi eventualmente informazioni da dare a territori, ad amministrazione, ad impresa, a cittadini, insomma, tutte le persone sono interessate a queste informazioni. Nel 2024 si apre, diciamo, sostanzialmente anche il ciclo della politica di coesione, perché a dicembre 23 chiuderemo la rendicontazione del periodo precedente, quindi insomma. Oggi le amministrazioni sono uscite alcune iniziative, alcuni bandi, alcuni avvisi anche sulla coesione, però fino ad oggi le amministrazioni regionali e centrali sono state molto concentrate ad assorbire e a esaurire gli interventi del ciclo di programmazione 21-14-20, che appunto per effetto della regola dell'N più 3 potevano essere rendicontati entro il dicembre 2023. Quindi il prossimo anno ci aspettiamo una nuova, diciamo, stagione di iniziative legate ai programmi operativi, e quindi noi dovremmo sicuramente presidiare questo tipo di problematiche. Ovviamente, da questo punto di vista, si porrà un problema importante di raccordo fra gli investimenti che sono già finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su cui noi abbiamo come IFER un presidio solido, anche una piattaforma dedicata, come forse qualcuno di voi saprà, e dei servizi specifici, su cui poi la regia vi dirà qualcosa alla fine di questo seminario. Ma il tema del raccordo è importante perché, in una logica di programmazione unitaria, sarebbe necessario che le iniziative che noi stiamo realizzando, gli investimenti che stiamo realizzando sul PNRR, risultino complementari a quelli che realizzeremo con la politica di coesione, poiché gli obiettivi sia dell'uno che dell'altro sono per lo più simili, che sono quelli che abbiamo
Ricordate che a cui vengono collegati anche i programmi e la gestione dei programmi tipo Erasmus, quindi le due transizioni, l'inclusione, il miglioramento delle infrastrutture, dell'istruzione, della conoscenza. Quindi, insomma, è opportuno che questo raccordo sia assicurato sia a livello di programmazione, ma sia a livello di chi realizza gli interventi sul territorio, i progetti, quindi i comuni. I soggetti dei comuni, i cittadini, le associazioni che i comuni coinvolgono oppure che realizzano progetti nella loro autonomia. Infine, anche l'anno del patto di stabilità. Su questo ci saranno poi iniziative specifiche che verranno realizzate da IFEL, che non toccano il mio dipartimento, però è sicuramente interessante poi seguire anche questa partita. E un'ultima cosa importante. A proposito di transizione digitale, poiché noi, transizione energetica, poiché noi abbiamo sempre con Vanni Resta, abbiamo approfondito in un seminario, mi pare, anche il programma LIFE. Nel 2024 si completeranno i lavori per definire la programmazione di questo nuovo piano che si chiama Piano Climatico Sociale, che nasce da un punto specifico identificato dalla Commissione per il nuovo il Green Deal, insomma, proposto da questa commissione. Ovviamente il 24 ci saranno anche le elezioni del Parlamento europeo, quindi evidentemente l'attenzione su queste problematiche sarà molto, molto diciamo, alta. Per questo noi concludo questa introduzione, che forse è stata più lunga, però mi premeva darvi queste informazioni. Avremo un ciclo più ampio di iniziative e quindi fin da ora lo dico direttamente a Vanni, chiederò di impegnare più giornate e più tempo nella sua agenda. Questa è una prima cosa. Cercheremo di fare una programmazione, diciamo, preventiva in modo che ciascuno di voi poi attraverso i siti si possa regolare su come seguire le nostre iniziative, che in qualche caso poi coincideranno anche con la pubblicazione delle call for proposal di queste iniziative, in altri casi invece saranno collegati insomma, ad altri eventi. E infine vorremmo affiancare a questa tipologia di intervento, che è appunto il contatto con un esperto che racconta, diciamo, un programma e risponda alle vostre questioni, anche vorremmo organizzare delle sessioni di confronto a più voci, in modo che si renda, diciamo, anche più dinamica la comunicazione, quindi il trasferimento di informazioni e di conoscenze su questi temi. Con questo io ho preso veramente troppo tempo, vi ringrazio ancora per la partecipazione, ringrazio Vanni, a cui do la parola, e ringrazio ovviamente anche tutta la struttura della nostra scuola che ci mette a disposizione questa infrastruttura. Dunque, buone feste, auguri e buon webinar, soprattutto la parola a Vanni. Grazie Francesco, grazie per quello che hai detto, che lo prendo come un impegno per cui sono onorato sempre di poter essere con voi, con la scuola IFEL, con la quale poi veramente abbiamo fatto già tante cose e ci si trova sempre in perfetta armonia. E volevo aggiungere delle cose, visto che io sono sempre uno più da finanziamenti diretti. Il 24 ci sarà anche l'interim evaluation dei programmi diretti a partire da Horizon Europe, per cui ne vedremo delle belle. Già c'è qualcuno che sta cominciando a pensare al decimo programma quadro, cioè quello dal 28 al 34, 2034. Per cui, beh, tantissima carne al fuoco. Allora, prima di fatemi fare una premessa. Perché l'ha detto il dottor Monaco benissimo prima, diceva l'idea di ma perché parlare di Erasmus Plus ai comuni? Proprio perché allora abbiamo dato questo titolo molto evocativo, non solo scuola e scambi fra studenti, perché di fatto Erasmus Plus è qualcosa di più, come vedremo bene. Dunque, allora apriamo subito, lo facciamo fisicamente, il sipario sulla giornata di oggi dedicata a Erasmus Plus. Però prima di fare ciò, guardate, ho preso una fotografia scattata il 30 di gennaio nel Spazio Europa, al Parlamento Europeo, la sede italiana in via 4 novembre. Tra l'altro il Parlamento nel 24 si sposterà a Piazza Venezia, dove adesso c'è Esperienza Europa, quella sala multimediale dedicata
al compianto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Dunque, io in questa foto l'ho voluta mettere perché è evocativa. Ho conosciuto Sofia Corradi. Sofia Corradi è mamma Erasmus. In questo caso era un giorno, un periodo, l'inizio di una di un, della galera proprio. Però insomma è stata una bella occasione, ho conosciuto questa signora, non è bello dirlo visto che si tratta delle signore, però è importante, è più che ottantenne, riceveva questo premio Carlo V, ecco lei che ha davvero inventato il programma Erasmus+, per cui mi fa piacere proiettare questa immagine. Ecco, detto questo, vediamo, oggi sarà una specie di bombardamento, tantissime cose da dire in pochissimo tempo. Io ho preparato questa struttura dove intanto bisogna fare un'illustrazione di Erasmus+, di quello che è adesso, ma quello che era anche prima, perché è stato un percorso che dura 36 anni, tra l'altro, tanta roba. La struttura del programma, le azioni chiave, le key action, che sono un po' come i pilastri di Horizon Europe, diciamo idealmente sono dei blocchi concettuali. Il budget è una comparazione col precedente periodo di programmazione 14-20, una spolverata sui requisiti, le regole di partecipazione, anche i criteri di valutazione, un focus sullo sport, perché Erasmus+ è forse l'unico di finanziamento diretto che finanzia anche lo sport, vedremo come. Nella parte 2, che sarà più piccina, non è proprio metà e metà, e con le domande, c'è la presentazione, visto che il 28 di novembre, 2 settimane fa, poco più, sono uscite le call for proposal che salteranno addosso, come sempre succede, perché vedremo che sono la prima è il 20 di febbraio, che mette sempre ansia. E quelle, le altre, dalle quali partiremo, sono a partire dal 4 di marzo fino a poi ce n'è qualcuno. A ottobre, però diciamo per l'attività di un progettista già bisogna focalizzarsi che all'inizio di marzo dobbiamo essere sul pezzo pesantemente. E poi la terza parte, le vostre domande. Domande che ovviamente se vengono, vi prego, fatele subito, c'è la chat, magari non so se c'è la possibilità di aprire il microfono. Io credo molto nell'interazione, anzi mi stanno anche un po' antipatici quei docenti che dicono no, domande solo alla fine perché mi distraggo. Una domanda è sempre interessante, semmai una risposta che non lo è, per cui davvero se vi viene volentierissimo, non c'è verso, non mi sento interrotto assolutamente. Dunque, cominciamo subito con la presentazione di questo webinar, abbiamo già cominciato. Andiamo appunto, come dicevo, a 36 anni fa, il 15 giugno 1987. Ecco, per cui quando prima Francesco diceva i nostri figli sono andati in giro per l'Europa, quasi quasi potevamo anche noi, che siamo giovani da parecchio tempo, partecipare a un programma di mobilità di Erasmus+. Dunque, nell'87, io mi sono laureato nel 92, per cui insomma potevo anche io far parte, ma si conosceva poco all'epoca. Erasmus nasce e anche Erasmus è un acronimo, l'ho voluto ricordare proprio per memoria storica, vedete European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, e questo già dà subito un'inquadrata forte verso la mobilità degli studenti universitari. Appunto, come abbiamo già visto, è stata una geniale intuizione di una pedagogista e sociologa, la professoressa, scusatemi, Sofia Corradi, che è stata poi nel tempo chiamata proprio mamma Erasmus, perché la principale ideatrice di questo programma. Tra l'altro ha ricevuto anche un dottorato honoris causa nel 721° anniversario della Fondazione della Sapienza, dove io anche insegno nel Dipartimento Coris, sempre la materia dell'europrogettazione. Ma ritorniamo che è più interessante a Erasmus, è chiaro che noi tutti
Sì, lo conosciamo per la mobilità degli studenti che va da 3 a 12 mesi, noi possiamo mandare, appunto, cioè, giustamente Francesco, i nostri figli in giro per l'Europa a aprirsi la testa. È stato bello che la professoressa Corradi in quell'occasione ha proprio detto che lo studente tipo di Erasmus Plus non è il secchione, ha usato proprio questa parola, cioè quell'occhino curvo sui libri, ma uno che vuole davvero aprirsi la testa per andare in giro per l'Europa. E qui è in maniera proprio, ci sta a pennello il nome di Erasmus, perché come vedete deriva il nome da quest'umanista presbitero e teologo che è olandese, che è stato Erasmo da Rotterdam, che a partire a cavallo fra la metà del 400 e il 500 viaggiò in tutta l'Europa per comprendere diverse culture. Per cui, insomma, un'attività importantissima che ci dà proprio l'esatta definizione del perimetro della mobilità di Erasmus. Diciamo che Erasmus si è arricchito nel periodo di programmazione 14-20, che è stato un periodo quasi di rivoluzione per tanti programmi. Horizon, che è nato nel 14 con il papà dell'attuale Horizon Europe, cioè Horizon 2020, ma anche Erasmus, che nella programmazione 14-20 ha messo un più che è molto importante, del quale andiamo subito a parlare. Il più significa che è un programma dedicato sicuramente alla gioventù, sicuramente all'istruzione, ma anche alla formazione, la formazione su tutto il ciclo della vita, anche la cosiddetta adult training, la formazione per gli adulti e anche lo sport. Vediamo meglio adesso, sistematicizziamo quello che sto dicendo. Partiamo subito con la parte più. Allora, e questo è il logo, partiamo proprio dai segni distintivi. Informazioni si trovano in Italia nel sito www, come vedete, erasmusplus.it. In Italia è un programma, un tempo si diceva che c'erano i finanziamenti diretti e quelli indiretti. Adesso sempre di più si dice che ci sono finanziamenti diretti, ma quelli a gestione concorrente. Erasmus Plus è uno di questi casi, perché in parte direttamente da un'agenzia esecutiva. La Commissione europea si va sempre più svincolando dalla gestione operativa dei fondi, ci sono sempre delle agenzie esecutive. E questa agenzia è la EACEA, dove vedete è il secondo sito gestito proprio da questa agenzia, che è quello europeo. Ma in Italia ce ne sono tre di agenzie nazionali. Questo perché? Perché per quanto riguarda la mobilità, avere delle agenzie nazionali sicuramente è più comodo. Ciò detto, facciamo un piccolo cenno storico. Andiamo non solo alla passata programmazione, ma addirittura a due. La passata abbiamo detto quando si è messo il plus, il più vicino. Ecco, nel 2007-2013 Erasmus già esisteva, ce n'erano diversi, ma vedete, erano localizzati, diciamo, in diverse aree. La prima era il Lifelong Learning Program, dove c'era, oltre Erasmus, c'era Copernicus, Leonardo, Grundtvig. Chi ha qualche capello bianco o chi è giovane da più tempo ricorderà queste azioni. Però poi c'erano anche i programmi internazionali per l'istruzione superiore, per cui c'era Erasmus Mundus, che tuttora c'è, ovviamente, la parte Mundus, c'era Tempus, Alpha, Edulink, eccetera, eccetera. E poi c'era Youth in Action, Gioventù in Azione, come terza area separata, dove non era presente una dicitura Erasmus+, ma Erasmus c'era sicuramente ed era appunto suddiviso in queste tre aree. Ecco, dal 2014 al 2020 questa rivoluzione, un unico programma integrato per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, Erasmus+. Andiamo avanti. Allora, intanto dobbiamo capire da che cosa viene. Abbiamo già visto la sua ispirazione a partire da Lustrifa. E certo, bisogna sempre dire che i programmi europei sono progettati in modo tale da avere due diverse tendenze, come dicono quelli bravi, quella top down, come ho scritto, ma poi c'è anche quella.
esigenze davvero di chi ha le mani in pasta, gli studenti in questo caso, ma tutta la categoria dei formatori, dei docenti, su tutto l'arco, diciamo, della scala educativa. Qui i documenti strategici, quelli top down, sono, li leggiamo, li vediamo insieme, sono altrettanti hyperlink ai documenti stessi. Intanto lo spazio europeo dell'istruzione, che è proprio una strategia importante, cioè riguarda l'uniformare uno spazio europeo, la creazione di uno spazio comune europeo per l'istruzione con uguali standard, con uguali step valutativi, con uguali step apprenditivi di conoscenza. Il piano d'azione per l'istruzione digitale, questo è un pochino più recente, ma come ricordava anche prima il dottor Monaco, vedremo che la transizione digitale è una delle politiche, delle tre politiche importanti. L'agenda europea delle competenze, qua si vuole sempre di più uniformare chi si laurea a Dublino, per esempio, o a Bucarest, deve poter avere un titolo che è riconosciuto in tutta Europa e ha lo stesso valore legale. E questo significa creare una corpus unico, uno spazio europeo di istruzione su tutti i livelli. Adesso parlavo di titoli di laurea, ma evidentemente vale su tutti i livelli di istruzione. Una strategia per la gioventù, il piano è 19-27, per cui è ancora più lungo del periodo della programmazione, e poi la dimensione europea dello sport, che è sempre più verso il benessere, il vivere. Facendo movimento, più che facendo sport, infatti non riguarda lo sport agonistico, diciamo, in questa accezione Erasmus+. Le caratteristiche, ebbene, bisogna subito dire che c'è questa integrazione in un unico programma del supporto, del sussidio comunitario alla cooperazione e alla mobilità di tutta l'istruzione e la formazione del personale. La rilevanza c'è sempre più stretto, questo collegamento con queste politiche, con queste policy di cui abbiamo visto nella slide precedente, è più efficace, è più efficiente, è più facile presentare delle proposte, le si presentano tutti, ovviamente come quasi oramai tutti i progetti sul sistema elettronico di sottomissione, Electronic Submission System. Con un formulario che è sempre più standardizzato e tende a essere poi sempre lo stesso. Internazionalizzazione, vabbè, ça va sans dire, parliamo di Erasmus+, proprio, con la mobilità. Focus su mobilità fisica e virtuale, perché la pandemia ci ha insegnato tanto. Erasmus+ è stato mazzolato duramente dalla pandemia. Tutti i ragazzi che erano fuori con l'Erasmus con il lockdown sono dovuti ritornare in patria con delle difficoltà logistiche che ci si può immaginare bene quali possono essere. Il sistema è semplificato, per cui anche il sistema per presentare delle proposte, il budgeting è molto semplice rispetto ad altri programmi, è basato su costi unitari, poi vedremo anche su dei cifre forfettarie, cosiddette lump sum, che rendono facilissima la compilazione di un budget. Ed è decentrato perché appunto ci sono anche delle agenzie nazionali che prevedono la gestione del programma. Ecco, gli obiettivi, oltre che mobilità, io metterei cooperazione importante, cominciamo a estendere il perimetro oltre alla mobilità. Le key action, le three key action vogliono proprio dire questo, adesso ci arriviamo. Ma cooperazione nei settori dell'istruzione, nei settori della formazione professionale, nell'istruzione per gli adulti, per cui la possibilità, anche come diceva prima Francesco Monaco, per un comune di presentare e di partecipare a progetti dove si studiano cooperazioni internazionali nell'ambito proprio dell'istruzione. Nell'istruzione significa nel creare anche nuove policy per l'istruzione, nuovi metodi per formare, nuovi argomenti da trattare che presuppongono particolari tipi di formazione.
Ecco lì che parliamo subito delle due forti momenti, delle due forti policy europee che sono l'inclusione sociale. Vedremo bene tra poco, lo qualifichiamo meglio che cosa si intende per inclusione, anche se non è tanto diverso da quello che noi abbiamo generalmente in testa quando parliamo di inclusione. La transizione verde è quella digitale, le due transizioni, ma anche ovviamente l'accento, siccome è un programma per giovani, verso la cittadinanza europea, la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Questa è la bellezza delle policy di Erasmus+. Un obiettivo da sempre che accompagna fino dalle programmazioni storiche che abbiamo visto è quello di sostenere delle iniziative faro tra le università europee, farle lavorare insieme, e questo è molto importante, cercando di eliminare problemi di competitività. Il fatto di essere internazionali già è come dire, una garanzia in questo. Sono forse semmai le università italiane che stentano, fanno un po' più fatica a cooperare fra loro. Io faccio parte di una fondazione, come avete forse letto, in cui abbiamo cercato di creare la cosiddetta costellazione economia, cioè un consesso in cui ci sono ben 10 università che sono tutte romane o laziali, dove c'è un'offerta di economia fino alla laurea magistrale, per farle cooperare di più, perché è quasi assurdo che l'Università di Tor Vergata collabori più volentieri con l'Università Jagellonica di Cracovia piuttosto che con la Sapienza, e viceversa. Questo accade mutualmente. Ecco, nel 2023 questo non deve esistere, per cui Erasmus Plus fa la sua parte importante con le università europee, però c'è sempre questa esigenza di fare unire i saperi, la ricerca, la didattica e anche le terze missioni. Il vivere lo stile di vita sano, per cui progetti sportivi, è un altro importante obiettivo generale del programma. Della mobilità l'abbiamo già detto, la terza, chi ha, ce lo vedremo meglio, è dedicata proprio a fare nuove policy, a fare delle riforme nei settori dell'istruzione e della formazione, delle riforme che non siano dei paesi singoli, ma siano riforme davvero europee, sempre nell'ottica di uniformare il tema a livello dell'Unione Europea. Vediamo gli obiettivi generali, e se questi sono gli obiettivi, diciamo quello che sta il cappello di Erasmus+. Vediamo gli obiettivi generali specifici di questa programmazione 21-27. È chiaro che si sostiene sempre lo sviluppo formativo e professionale e personale di tutti gli individui. Quello che si vuole fare, ancora una volta, è sempre di più costruire uno spazio europeo dell'istruzione e sostenere una cooperazione strategica europea, ovviamente sempre in materia di istruzione e formazione, formazione professionale, messa vicino all'istruzione. La cooperazione politica in materia di gioventù è il programma dei giovani, l'abbiamo già detto, abbiamo ricordato il piano Giovani 19-27, e poi sviluppare anche una dimensione europea dello sport, dando anche dei contributi all'organizzazione, vedremo, di alcuni eventi sportivi. Vedremo meglio ovviamente tutto in seguito. Questi, voi sapete che seguendo le tecniche di europrogettazione, che tipo Project Cycle Management, prevedono gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e poi i risultati, qualcuno li chiama obiettivi operativi, ci sono gli obiettivi specifici del 21-27. Ogni periodo di programmazione ha le sue specificità. È inutile dire che, cominciando il 21-27 con un evento tragico come la pandemia, e con un altro, cominciando con un altro evento tragico come la guerra, il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, sicuramente negli obiettivi specifici 21-27 ci sono anche ricomprendere questi due argomenti purtroppo tragici. Per cui
gli obiettivi specifici rimangono sempre mobilità di individui, individuali dei singoli studenti o dei gruppi di studenti, sempre le partnership for cooperation, la cooperazione, la cooperazione di qualità, ma è la, ovviamente anche l'organizzazione di politiche giovanili condivise a livello europeo. In questo caso una novità è sicuramente anche l'apprendimento del personale sportivo, per cui di coloro che fanno training dedicati al mondo dello sport e alle organizzazioni sportive. E questa è una visione, poi vedremo con degli strumenti anche con dei nomi molto esotici per favorire l'istruzione digitale, come piattaforma si chiama Selfie, per appunto citare nomi esotici, vedremo meglio di quello di cui sto parlando tra pochissimo. Ecco, andiamo alle tre, alle quattro priorità orizzontali di tutto il programma. Orizzontali perché pescano risorse da ognuna delle chiacciole, delle azioni chiave. La prima l'abbiamo appena detta, è l'inclusione e la diversità. La parità di opportunità è sicuramente la seconda parte. La parità di genere è importantissima. Prima ricordavo, mentre stavo parlando con Francesco e con Alessio, che il mese scorso ero ad Atene alla review di un progetto e dovevo parlare del progress report, parlavo di project management e ho ancora come brontosauro parlato di mesi uomo e la project officer mi ha bacchettato dicendo: guarda che noi usiamo person month. E da quel momento in poi mi sono ripromesso di non parlare più di mesi uomo, semmai di parlare di mesi donna, che forse in qualche modo aiuta, visto che per anni abbiamo parlato di mesi uomo. Per cui parità, ovviamente stiamo parlando di parità di opportunità a 360 gradi. Per quanto riguarda l'inclusione, parliamo sicuramente di persone che hanno intanto età diverse, che provengono da contesti culturali economici diversi e che hanno minore opportunità, per cui tutta la categoria delle comunità fragili, delle disabilità, delle difficoltà, la dispersione scolastica, visto che Erasmus Plus tratta di questo, ma anche del contesto migratorio, molto importante. E in ultima analisi, coloro che vivono nelle zone, nelle aree interne, nelle zone rurali e remote, tanto care a chi è stato responsabile o chi è responsabile della SNAI proprio. Andiamo alla seconda priorità orizzontale, è quella di Erasmus digitale. Ecco qui ci sono dei iniziative fondamentali per quanto riguarda l'apprendimento digitale, sia per gli insegnanti, gli studenti, ma anche per gli insegnanti e per i formatori, per tutta questa categoria che comprende anche gli animatori socio-educativi, proprio per parlare di formazione, proprio tu. Ci sono per acquisire competenze digitali, iniziative importanti come il programma Digital Opportunity Traineeship, che è una parte integrante del programma Plus, ma soprattutto l'attuazione del programma, la digitalizzazione della formazione è proprio stabilita nella Carta Europea dello Studente, dove appunto c'è una vera e propria architettura informatica rinnovata per beneficiari e per tutti gli organismi di attuazione, proprio con questo principio fondamentale in testa. Andiamo a vederci la terza, pallottoliamo la Erasmus digitale e andiamo a parlare di Erasmus Plus verde. Ricordava prima Francesco Monaco il Green Deal europeo, anche in Erasmus Plus impatta molto, declinato poi in tutti gli ambiti operativi, quello della mobilità con il trasporto a basso emissioni, quello della cooperazione delle università che deve avvenire rispettando tutti i principi a partire da quelli della tassonomia, dal regolamento delle tassonomie sulle attività economiche sostenibili, il famoso regolamento 852 del 2020, quello dal quale poi è nato, sono nati tutto l'impianto a partire dai sei principi e la
la metodica del Do Not Significant Harm. Parliamo anche di sostenibilità e azioni per il clima specifiche. Sono azioni in cui ne vedremo nelle partnership for cooperation, possono essere dedicate, i progetti possono essere dedicati a quest'area, ma anche nello sport. Io stesso ho partecipato recentemente, sono stato promotore di un progetto dove si volevano usare i CAM, i criteri ambientali minimi per gli acquisti della pubblica amministrazione, anche nell'organizzazione di eventi sportivi, partendo dal fatto che in un evento sportivo importante, la Maratona di Roma, non è possibile che il giorno dopo ci siano da raccogliere 20-30 mila bottigliette di plastica. Ecco, l'organizzazione di eventi sportivi a basso impatto è uno dei temi che vanno a progetto. Ed è come stiamo vedendo proprio una delle priorità, è la terza priorità orizzontale. Andiamo alla quarta, l'ultima, che dopo le tre policy, quella delle due transizioni e dell'inclusione, contraddistingue specificamente Erasmus+, è quella della partecipazione civica. Ci sono i giovani devono impegnarsi nelle proprie comunità. E devono imparare a essere, a avere una vita sociale, una vita politica e partecipare attivamente alla comunità. Questo ovviamente significa contrastare le tendenze sovraniste o anti-europeiste e creare una coscienza europea. Noi stiamo facendo molta fatica a creare un'Unione Europea, non siamo ancora molto lontani dall'averla creata, ahimè. Anche per barriere linguistiche, per barriere, come dire, di tradizioni. Non so, io sono un europeista ovviamente convinto, ma sono ben consapevole che, diciamo, un Lappone, in Finlandia ha poco da vedere con un siciliano in Italia come mentalità, come modus vivendi, però lo sforzo importante è andare verso obiettivi comuni. Questo vogliono fare come proprio fondamento dell'Unione Europea tutti questi programmi, a partire da Erasmus+. Per cui la cittadinanza attiva e l'etica anche nel buon governo, nell'amministrazione, il pensiero critico, le competenze socioculturali e l'alfabetizzazione ai media, anche una parte importante. Il combattere fake news, anche queste cose sono molto importanti, o convincere e istruire anche la parte che dedica ai media a fare istruzione e formazione in maniera, come dire, etica, usando principi giusti, evitando appunto questi problemi che sono anche insiti nel massivo uso dei social media. Andiamo ai paesi partecipanti. Qua c'è un bel punto esclamativo, un segnale di pericolo che quanto riguarda il Regno Unito, che adesso tuttora è un paese terzo, però poi è una breaking news che da qualche giorno è stato firmato l'accordo tra il Regno Unito e il trattato bilaterale della Commissione europea, per cui a partire dal 1° gennaio 2024 United Kingdom sarà un paese associato in Erasmus, in Horizon Europe parteciperà di nuovo a pieno titolo come gli altri 27 paesi. Bisogna ricordare che la ricerca inglese è stata pesantemente finanziata dai contributi europei, con buona pace degli inglesi che hanno votato per la Brexit. Ognuno fa le proprie considerazioni. Dunque, i paesi del programma ovviamente sono i 27 dell'Unione Europea, ma ci sono anche altri paesi non europei che partecipano al programma. Sono i cosiddetti paesi EFTA in testa, la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein, ma anche la Svizzera, la Repubblica della Macedonia del Nord, anche se per ora sappiamo, tra poco probabilmente si diventerà parte dell'Unione Europea. E altri paesi di altre aree, c'è anche la Serbia, la Turchia, adesso li vediamo meglio suddivisi in regioni non UE, per cui c'è quella dei Balcani occidentali,
paesi dell'Europa orientale del Caucaso, vedete l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, eccetera, eccetera, e gli altri paesi, tutti la cinta del Mediterraneo, che sono paesi che partecipano a pieno titolo a Erasmus+, pur non essendo paesi europei. Ma c'è, per quanto riguarda la mobilità, un'ulteriore apertura, adesso lo vediamo bene con il concetto delle regioni, ovviamente le regioni da 1 a 4 le abbiamo già dette, anche l'ultima, la dodicesima in realtà, ma ci sono anche altre regioni per quanto riguarda la mobilità. Io ve ne ho messe alcune qua per non fare un trattato troppo lungo. La regione 5, quella dell'Asia, vedete, ci sono tutti i paesi asiatici, anche non solo del Middle East, ma anche del Far East. L'Asia centrale, vedete Afghanistan, Turkmenistan, tutti quanti, dalla A all'Uzbekistan, dall'Afghanistan all'Uzbekistan. Il Medio Oriente, ovviamente tutto presente, e anche regioni del Pacifico, andare a fare mobilità o Erasmus alle Figi o alle Isole Cook è una scelta di quelle giuste, direi. Ma ce ne sono anche altri paesi, io dico di nuovo per praticità, non voglio andare così avanti. Gli ambiti di intervento, di nuovo questo come ricapitolare l'argomento, sono scuola, istruzione scolastica sicuramente, ma anche formazione. Formazione significa istruzione, formazione professionale, il vocation training, come si dice usando una terminologia anglosassone. L'istruzione superiore, l'istruzione per la terza età, per cui con una dimensione internazionale, diciamo l'istruzione in tutto l'arco e diciamo, il retaggio del lifelong learning che abbiamo visto prima nella programmazione 2007-2013, per cui l'apprendimento degli adulti. Andiamo a questo, dovevo evidenziarli vo di volta in volta. Andiamo a vedere la struttura del programma. La struttura del programma, vista sinotticamente, il quadro sinottico migliore è questo qua, nel senso che vediamo le azioni chiave. Abbiamo già detto che sono tre. La prima riguarda la mobilità, noi gli abbiamo dato un colore per, in tutto il resto della trattazione per vedere di non sbagliarci sulle diverse azioni. Adesso le approfondiamo. L'azione, la Key Action 2, che è quella che riguarda la cooperazione, per cui quella che va a progetti che sono collaborativi, e che ovvero sia fra più partner europei, e sono sempre comunque competitivi, per cui bisogna passare una valutazione, un meccanismo valutativo per avere il finanziamento. E poi ci sono i progetti dell'azione chiave 3 che vogliono fare sviluppo di policy, di politiche, che sono dunque quelli, diciamo, di cornice ai quali per lo più partecipano tutti gli stati membri per creare le policy comuni. Abbiamo già detto dell'agenda europea, fare delle sperimentazioni su nuove policy in materia sempre di formazione, istruzione e formazione e così via, e in materia di giovani. Ecco, ci concentriamo forse maggiormente sull'azione chiave 2, dove vediamo i partenariati per la cooperazione, le partnership for cooperation, come se preferite in inglese, i partenariati di eccellenza per le università europee, i partenariati per l'innovazione, per trattare appunto l'innovazione declinata nel mondo della formazione, nel mondo dell'istruzione, nel mondo della gioventù, nel mondo dello sport, in tutti i domini applicativi di Erasmus+, e le piattaforme online che sono una vista tecnologica di quello che significa cooperare in questi ambiti fra più paesi europei. Da ultimo, non dimentichiamolo, sono trasversali rispetto alle azioni chiave, sono le cosiddette azioni Jean Monnet. E le azioni di Jean Monnet riguardano l'università, l'istruzione superiore e gli altri settori di istruzione e formazione. Dettaglieremo meglio ogni singola azione. Anzi, cominciamo subito andando velocemente per quanto riguarda la mobilità individuale, la Key Action 1, perché diciamo ci interessa relativamente. È quello che è importante.
in questo webinar è spingere un'amministrazione locale a fare una partnership for cooperation nell'ambito dell'azione chiave 2, della Key Action 2. E adesso appunto lì ci soffermeremo magari un po' di più. Mobilità del personale, vedete, docenti, staff, formatori, anche animatori socioculturali. Scuola, vocational, education and training, significa VET, educazione per gli adulti e appunto gli operatori giovanili, detto in questa accezione. La mobilità degli studenti, va bene, c'è poco da aggiungere, sappiamo bene di che cosa trattiamo. Anche la mobilità a livello di master, c'è diverse iniziative, i master Erasmus, per fare istruzione superiore, post, diciamo, la laurea specialistica, la laurea magistrale. E poi c'è la mobilità dei giovani, giovani che non sono studenti, potrebbero anche essere giovani lavoratori, operatori giovanili, appunto gli operatori socioculturali di cui si diceva prima, gli animatori socioculturali o scambi di volontariato. Questa è la Key Action 1, per lo più gestita dalle agenzie nazionali, come si diceva, le tre agenzie nazionali. Andiamo sulla Key Action 2. La Key Action 2 è appunto la cooperazione internazionale, per cui vede la prima parte importante, i partenariati strategici, in cui appunto partecipano tutti, vedete, istituzioni, organizzazioni, istruzione e formazione, gioventù, imprese, parti sociali, NGO, tutto quanto, cooperative, associazioni, fondazioni, vale tutto, per cui tutti possono, sono eleggibili a partecipare. Vedremo anzi, a maggior ragione, che uno dei criteri qualitativi è coinvolgere un newcomer, un qualcuno che non ha mai partecipato, un ente che non ha mai partecipato in Erasmus+. Questa è una delle cose che contraddistinguono questo. Ci sono poi le alleanze della conoscenza e le alleanze delle abilità settoriali, leggiamolo capacity building, è una traduzione italiana di quello che si vuole fare, ma qui vediamo che qui c'è il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione, oltre che il mondo dell'istruzione e della formazione. Per cui far dialogare la formazione e l'istruzione con il mondo del lavoro. Per cui è importante fare da bridge, da ponte tra appunto il mondo di istruzione e formazione verso il mondo del lavoro. Le piattaforme informatiche, a quello di cui abbiamo cominciato già a dire le storiche, quelle più importanti sono quella di mobilità virtuale, la e-twinning per la scuola evidentemente, ma c'è anche e-pale per l'educazione degli adulti e altre piattaforme che si stanno sviluppando negli anni. Ancora il rafforzamento di capacità, leggiamo capacity building per quanto riguarda istruzione e formazione superiore, cooperazione consorzi internazionali, ma anche cooperazione a livello regionale. Rapidamente vediamo anche la Key Action 3, abbiamo detto che questa è dedicata alla creazione e allo sviluppo delle politiche, oltre che alla cooperazione, per cui le policy sono metodo per apprendere, cioè metodo aperto di coordinamento, ma c'è anche per quanto riguarda la gestione del semestre europeo, ogni strumento dell'Unione Europea in termini di policy, sempre con un occhio a istruzione, formazione e gioventù, e rafforzamento del dialogo politico, la cittadinanza europea, così come si diceva, così come una delle quattro priorità trasversali orizzontali. Andiamo da ultimo a citare, perché più di qualcuno se ne dimentica sempre, ma è un'azione molto importante. Vedremo anche alla fine le call for proposal dedicate alle azioni Jean Monnet. E vedete, le attività Jean Monnet sono moduli accademici e centri di eccellenza sul metodo dell'insegnamento, sull'integrazione tra i mondi diversi dell'istruzione e della formazione. Scusate, dell'istruzione e del lavoro in questo caso. Le
il dibattito politico col mondo accademico, per cui si finanziano la creazione di reti di università e progetti di innovazioni specifiche riguardanti specificatamente le università, anche singole cattedre di singoli insegnamenti delle università. Da ultimo c'è anche il sostegno alle associazioni che si occupano di questo, del mondo accademico, a diverso titolo in tutti i paesi dell'Europa. Andiamo a vedere lo sport. Da ultimo abbiamo detto che c'è finanziamento anche di azioni che riguardano lo sport. Anche qui nella Key Action 2 ci sono le partnership collaborative che hanno però, ripeto, non si finanzia lo sport, si finanziano anche gli eventi sportivi, però c'è la particolarità che gli eventi sportivi non devono avere fini di lucro. L'obiettivo dello sport è lo sport fatto dal cittadino, evidentemente non lo sport agonistico, che sfugge un po' dal contesto Erasmus+. Si finanziano eventi sportivi ovviamente senza fini di lucro. È chiaro che se io devo finanziare un progetto e la valenza, siamo sempre nell'ambito dei progetti diretti, per cui parliamo sempre di un evento sportivo che deve avere una ricaduta per forza internazionale. La partitella di periferia, ovviamente, anche se senza scopo di lucro, non potrà essere finanziata. A me piaceva molto l'idea di far finanziare un giro dell'Europa in barca a vela come progetto che potrebbe essere, abbracciando diversi paesi dell'Unione Europea, ce ne sono più di una decina, poteva essere ovviamente una delle possibilità. Per quanto riguarda le partnership collaborative, ritorniamo perché ci sono oltre l'esempio che ho fatto dell'ambiente, della realizzazione di eventi sportivi green, un focus specifico è su ciò che minaccia il buon esito dello sport, per cui le pratiche di doping, le competizioni truccate, la violenza, l'intolleranza negli stadi, nei consessi sportivi, eccetera. E poi c'è anche questa novità del capacity building per l'elaborazione di nuove politiche per quanto riguarda il mondo dello sport. Dico sempre che ci sono dei problemi, la digitalizzazione del mondo sportivo è sempre questa sconosciuta e ogni tanto si vede qualche tragedia in cui un atleta perde la vita durante un evento sportivo. Questo accade probabilmente perché manca un collegamento forte tra il mondo medico di medicina sportiva e il mondo delle competizioni e delle gare sportive. Un ambito potrebbe essere esattamente questo qua. Oltretutto ci sono iniziative come la Settimana Europea dello Sport, il forum annuale sullo sport, poi vedremo rapidamente. Vi ho preparato delle slide, ma vedo che il tempo è molto poco, magari le scorriamo velocemente e comunque sono abbastanza autoesplicative, per cui quello che c'è, che è previsto in quelle slide sono possibilità, opportunità che sono aperte per quanto riguarda il programma. Andiamo a vedere il budgettone che è quasi doppio rispetto a quello della passata programmazione, poi faremo anche una valutazione comparativa. Vediamo, nasce come 26,2 miliardi, ai quali sono stati aggiunti altri 2,2 miliardi, per cui 28,4 miliardi per il settennato. È chiaro, se lo paragoniamo con i 95 miliardi e mezzo di Horizon Europe, sembrerebbe un programma più piccolo, ma insomma 28 miliardi per un settennato per finanziare educazione, training, giovani e sport non è poco, è un bello sforzo dell'istituzione europea, del bilancio europeo. Vediamo che appunto è il 40% in più rispetto al settennato passato, poi questa integrazione di bilancio con gli strumenti
altri strumenti dell'Unione Europea hanno aggiunto questi 2 miliardi in più. Importante vedere quello che è a destra della slide, ovvero sia che il 70% è mobilità, che è Action 1, il 30% è cooperazione, che è Action 2. E anche questo dà un perimetro del programma, che rimane comunque il programma della mobilità degli studenti, che evidentemente costa parecchio, per cui una parte importante del budget è dedicato a questo. Facciamo un rapido excursus su quello che era il passato. In passato, nella programmazione 14-20, c'erano 14 miliardi, ai quali sono stati aggiunti con lo stesso meccanismo della attuale programmazione, invece che 2 miliardi e 2, 1 miliardo e 6, per cui appunto si può parlare di, rispetto alla passata programmazione, overall di un incremento del 40, anche un pelino di più, verso il 50%, cioè quasi un raddoppio dei fondi. Nella passata programmazione vediamo sempre che la mobilità era sempre la parte importante. Vediamo che però la declinazione di questa suddivisione riguarda più istruzione e formazione e l'altra parte giovani, e se facciamo questa classificazione vediamo che il 77% riguarda istruzione e formazione, con le percentuali che vedete qua sotto, e mentre il 10% dedicato proprio alle azioni per quanto riguarda i giovani. Andiamo veloce perché questo riguarda il passato. Questa è la stessa vista a torta dei dati che abbiamo visto nelle slide precedenti, per cui vedete la Key Action 1, quella dedicata alla mobilità, che è sempre quasi diciamo più di tre quarti adesso in questa programmazione, nella passata un pochino di più. Vediamo invece nell'anno scorso, passiamo dalla passata programmazione, arriviamo a questa programmazione, ma quella dell'anno scorso, perché c'è una grossa differenza rispetto a quest'anno. Intanto di budget vediamo che sono 8 milioni, in quest'anno i milioni sono quasi la metà, anzi meno della metà. L'obiettivo del 23, vedete le pratiche innovative della higher education, con l'operatività transnazionale e transdisciplinare, era l'obiettivo specifico, adattati poi insomma anche a diverse discipline. Le priorità trasversali specifiche dell'anno passato, qui siamo sempre riguardo al scusate, il 2023, lo facciamo per fare un paragone con quello che succederà l'anno prossimo, per cui passiamo a quest'anno per vedere poi l'anno prossimo come evolve il programma. Priorità trasversali ovviamente sono inclusione, diversità, ambiente, lotta al cambiamento climatico, trasformazione digitale, coinvolgimento della partecipazione alla società civile, grosso modo le quattro che abbiamo visto già, come essere quelle generali, rafforzate da una specifica misura dell'anno corrente, che è il sostegno all'Ucraina. Io sono portato a dire l'anno passato perché i progetti che abbiamo cominciato, anch'io ho presentato con diverse entità, sono partiti nel 2022, ma sono stati presentati praticamente a marzo del 23, cioè all'inizio di quest'anno, e in cui c'era un forte favore, un sostegno all'Ucraina in tutte le pratiche. Ecco, parlavo delle scadenze del 2023, parlavo di marzo, vedete che azione per azione, le partnership for cooperation, i partenariati per cooperazione sono stati presentati il 23 di marzo, così come le partnership for cooperation nel settore dello sport, ma le altre azioni, partenariati su scala ridotta, qualcuna è stata presentata fino al 4 di ottobre. Come vedete, però, fondamentalmente il 23 di marzo è stata il X Day dell'anno attuale. Vedremo che per l'anno futuro, purtroppo, sto 23 di marzo è stato semmai ancora più ravvicinato, perché posso anticipare
pare che per 24 X Day sarà il 4 di marzo e questo fa un po' tremare i polsi perché manca davvero poco, meno di 2 mesi per presentare progetti. Bene, io direi andiamo velocemente, se c'è qualcuno che ha una specifica richiesta ne possiamo parlare anche successivamente. Parliamo un po' delle regole del gioco adesso. Abbiamo visto che le scadenze ci saltano addosso, per cui vediamo cosa fare e come scrivere un progetto. Come scrivere un progetto ci vorrebbe davvero molto tempo. Noi siamo un po', a me piace sempre essere molto mazziniano, pensiero e azione, però in questo caso il tempo è davvero, consente solo di dare una veloce spazzolata. Allora, requisiti, l'applicant. L'applicant è il coordinating partner in Erasmus+, non si chiama coordinating partner, ma si chiama applicant. Per cui paesi, i 27, ma anche gli associated countries, i 16, forse 17 associated countries che hanno firmato appunto l'accordo di associazione con l'Unione Europea. Partner possono essere, abbiamo già detto, diverse entità, organizzazioni, PMI, addirittura anche newcomer. I settori sono praticamente a 360 gradi tutti. I paesi non associati possono partecipare, ma è indicato nell'application come valore aggiunto quello che è necessario che portino. Parliamo ancora in rosso del Regno Unito, che è un paese, era un third country a partire dal giugno del 23, probabilmente adesso anche in Erasmus+, come accade per Horizon Europe, non ne sono ancora però certo, diventerà un paese associato. Il minimo requisito è tre partner, quello classico, siti localizzati in tre paesi diversi dell'Unione, ma anche dei paesi associati. Bisogna rispondere almeno a una delle priorità trasversali che abbiamo illustrato nelle precedenti slide. Un progetto dura da 12 a 3, a 36 mesi, da un anno a 3. Questo è lo slot medio, diciamo. Cioè lo slot minimo e massimo, scusate. Mediamente è ben possibile presentare progetti all'interno di questo. È fondamentale il rispetto dei pilastri ambientali come priorità orizzontale, quelle del Green Deal, ma anche la dematerializzazione, la digitalizzazione, che ha una doppia veste tra l'abolizione dei documenti cartacei e nell'automazione dei processi. Per cui si pigliano due piccioni con una fava, cioè si seguono due priorità orizzontali nello stesso modo. Criteri di valutazione. I criteri di valutazione sono quattro, a differenza di quelli di Horizon Europe, per esempio, che sono tre. Qui parliamo di rilevanza, 25 punti minimi come soglia su 100, qualità del progetto, qualità della partnership, impatto e disseminazione. Vedete il punteggio, la soglia minima è il 60 punti. Il prendere 60 punti e ogni singolo elemento deve avere almeno metà del suo massimo. Nel caso della qualità del progetto, almeno che vale 30 punti, ovviamente 15. Diciamo che un progetto, anche se prende se 68-70, purtroppo potrebbe anche non venire finanziato, proprio perché i progetti sono veramente tanti, tanti. Nella colla di marzo scorso ne sono stati presentati oltre 1.500 in tutta l'Europa, per cui una dimensione molto importante e senz'altro superiore le richieste economiche hanno superato le disponibilità dei progetti. Per quanto riguarda la rilevanza, vediamo anche come fare matchare il primo criterio. Ci sono alcuni mezzi che aiutano a controllare la rilevanza del progetto. C'è questo toolkit elaborato dall'Agenzia Nazionale Olandese. Ho messo qui il link perché è molto importante e fa vedere se appunto la nostra idea progettuale è rilevante per quanto riguarda la Erasmus+. Direi che gli altri sono, come dire, quasi scontati. L'innovazione è un valore aggiunto a livello.
La qualità del progetto, vedete, siamo sicuri che è un progetto di qualità se ci sono esempi concreti su come svolgere l'attività. Fare un work package, adesso vedremo bene, sappiamo tutti che c'è un piano di lavoro, anche se Erasmus Plus vediamo fra pochissimo che ha delle limitazioni di numero di work packages. Uno deve essere dedicato a una sperimentazione, sicuramente a fare un trial in qualche modo. La coerenza, monitoraggio di qualità e quantità dei risultati con gli indicatori, e parleremo dei famosi indicatori qualitativi e quantitativi, accessibilità, inclusività, supporto digitale all'apprendimento. Vedete, questo è una delle priorità orizzontali, così come quello ultimo che leggiamo, ovvero sia l'ecosostenibilità. Andiamo velocemente alla qualità del progetto. Vedete che appunto la qualità, scusate, della partnership, il terzo punto, terzo criterio di valutazione, come vi dicevo prima, qualità di partnership significa anche inserire dei newcomer. Però lasciatemi dire, e questo non è scritto da nessuna parte, non è il caso di mettere un newcomer a fare l'applicant, a essere coordinating partner. Bisogna che ci sia il coordinating partner, deve avere un'esperienza pregressa e una, come dire, qualità di leadership riconosciuta anche dagli altri. È pur vero che un newcomer potrebbe essere una grossa organizzazione, però insomma io non mi azzarderei a fare così, non cadrei in una trappola. Ovviamente gli altri sottocriteri della qualità dei partnership è che ognuno abbia il suo ruolo specifico. All'interno della partnership del progetto bisogna dare conto di come comunicano i partner, di come si risolvono eventuali conflitti in caso di implementazione del progetto e poi la dimostrazione del valore aggiunto essenziale nel caso di terzi al di fuori dell'Unione. Andiamo super veloci, andiamo all'impatto e alla dissemination. Qui ci sono poche cose da dire. La soddisfazione dell'analisi dei bisogni essenziali, l'individuazione di tutti i target group, la diffusione dei risultati, la sostenibilità non ambientale in questo caso, ma post finanziamento, cioè quando chiude il rubinetto del finanziamento europeo, come continua a vivere il progetto, come si sostiene appunto il progetto e non si chiude in un cassetto. La diffusione ovviamente dei risultati, siamo sempre in ambito di in questo caso non possiamo dire open science perché non parliamo di science, ma il concetto è sempre quello, il risultato ottenuto con un finanziamento pubblico come quello di Erasmus Plus deve essere reso disponibile a tutti quanti. L'ultimo valore aggiunto europeo. Anche qui vediamo le regole di finanziamento, come vi ho anticipato, ne abbiamo già nel corso del modulo del webinar, ne abbiamo già un po' parlato. Cose fondamentali che dal 22 si passa dai costi unitari, che già di per sé erano una semplificazione, ai costi forfettari, lump sum. Ci sono quattro step, quelli nelle partnership cooperation, quelle diciamo standard da 400.000 euro, ci sono quelle ridotte da 250 e quelle ancora più ridotte da 120. Vedete che il vincolo è di avere fino al massimo 5 work package, con ovviamente un budget individuale per VP in un piano di lavoro. Vedete qui ci sono regole con importi concreti e attività coperte dai diversi work packages, di cui sicuramente il project management è uno e la disseminazione dei risultati è un altro. Qua ci sono tutte delle esemplificazioni di come restare nei 5 work packages. Anche qui questa è una regola generale. Appunto, come ho anticipato poc'anzi, un VP che deve essere project management e deve avere un valore massimo del 20% dell'importo complessivo a seconda della scalettatura tripartita che ho detto prima. Ovviamente ogni VP deve avere obiettivi, attività e prodotti, ovvero deliverable, e indicatori qualitativi e quantitativi.
l'indicazione di target group, è bene mettere un Gantt. Nel formulario già ce n'è uno a 12 mesi e uno un po' più lungo. Ovviamente le fasi del progetto standard di una partnership for cooperation sono analisi dei bisogni, obiettivi generali specifici, risultati, target group, accordi di partenariato e indicatori, così come vedremo nella prossima slide. Gli indicatori, infatti, ci concentriamo, vado velocissimo, sul fatto che devono essere quelli quantitativi e quelli qualitativi. Rapidamente un indicatore quantitativo quando si esprime è verificabile con un numero o con una percentuale, il 30% dei partecipanti a questo webinar alla fine del webinar saprà di più di Erasmus+, e questo è un indicatore quantitativo, ma se io dico che mediamente i partecipanti a questo webinar sono soddisfatti, di Vanni resta, spero un pochino di più di soddisfatti, questo è un indicatore qualitativo, per cui si esprime con un'accezione, con un'affermazione. Questo era rapidamente, vedo che ci mancano però soltanto meno che un quarto d'ora, Erasmus Plus nel settore dello sport. Andiamo veramente in velocità perché voglio dare spazio poi alle call del 24. E vediamo appunto, come abbiamo già detto, questo è cosa significa Erasmus Plus nello sport? Sempre di più l'apprendimento del personale sportivo piuttosto che il finanziamento alle competizioni sportive, perché questo significa cooperazione, qualità, inclusione, creatività e innovazione. Ovviamente, di nuovo l'attenzione per gli sport di base e per i livelli, diciamo, amatoriali, se vogliamo, non lo sport ovviamente dei professionisti. La cosa importante è che la policy che sottiene il finanziamento delle azioni dello sport è la promozione dell'attività fisica, del movimento, di uno stile di vita sano, relazioni interpersonali, il fare squadra, il concetto di fare squadra, che sono concetti che sono in certi casi terapeutici proprio fra di loro. Ovviamente l'inclusione sociale, uno dei modi per includere i migranti è tipicamente lo sport, oltre che anche la cultura, oltre che la formazione, naturalmente, e anche qui promuovere ovviamente i valori comuni europei, il buon governo, l'integrità nello sport, dicendo, come si diceva prima, combattendo quelli che sono i fenomeni critici dello sport. Le aree di priorità del programma 21-24, qui c'è un action plan dedicato al lavoro, pardon, allo sport, l'abbiamo visto nelle primissime slide. Vediamo, questi sono i tre focus importanti: la protezione e l'integrità dei valori dello sport, la dimensione sociale, economica e ambientale dello sport e la promozione della partecipazione all'attività sportiva. È un po' il declinare i principi cardine del progetto, del programma Erasmus+, al mondo dello sport. Anche qui c'è gli allegati 1 e 2 che prevedono appunto queste priorità, i documenti, diciamo, legali che sottendono a questo. Anche per quanto riguarda lo sport ci sono delle priorità, e questo è un brutto copia e incolla che ho fatto dal documento per vedere proprio che vedete Sport and Education, Anti-Doping, Safe Environment in Sport. Sono partito, scusate, dal basso. Queste sono le priorità appunto per quanto riguarda il mondo dello sport. Non abbiamo tanto tempo per soffermarci su questo. Ho voluto far vedere che cosa significa lo sport. Prima abbiamo visto istruzione e formazione, vediamo lo sport, adesso lo vediamo anche con le tortine. Quello che era un confronto fra la passata programmazione, l'attuale con 28 e 4 miliardi, vedete il circoletto dello sport significa
1,9% del totale del budget, e qui abbiamo il numero. Ancora una volta, questo è il capitolo di bilancio di Erasmus Plus overall del settennato 21-27, dove ritorniamo a vedere che lo sport ha dedicato 1,9%, mentre il mondo dei giovani, l'abbiamo già visto, grosso modo era nell'altra programmazione, è rimasto intatto col 10,3%. Vediamo che invece Education and Training è passato dal 77% all'83%, per cui con un buon incremento, di cui possiamo vedere le percentuali anche all'alto. Bene, direi che questo ci soddisfa per quanto riguarda la suddivisione del budget dedicato al mondo dello sport. Vediamo nella Key Action 2 le partnership for cooperation, i partenariati per cooperazione, come sono declinati. Ce ne sono di due tipi: quelli ordinari, diciamo i partenariati di cooperazione senza aggettivo, e quelli cosiddetti su scala ridotta. Durano di meno, sono finanziati di meno, c'è la possibilità di presentare piccoli progettini anche fino a 60K. Eventi sportivi europei senza scopo di lucro è il secondo pilastro, e il terzo è lo sviluppo delle capacità nel settore dello sport, una sorta di capacity building dello sport. Ancora esempi delle partnership for cooperation: l'obiettivo è quello di acquisire esperienza negli scambi, nella cooperazione internazionale, rafforzare la capacità e produrre risultati innovativi. L'esempio che vi ho fatto prima del progetto che voleva vedere l'organizzazione di eventi sportivi green, chiaramente creando dei protocolli specifici. Un conto è la maratona, come si diceva prima, con le 20.000-30.000 bottigliette di plastica da raccogliere. Un conto è una competizione sportiva, come che posso dire una partita di calcio, dove gli atleti sono pochi, ma magari ci sono 20.000 spettatori nello stadio, con un impatto ambientale sempre da tenere sotto controllo, o una diversità proprio della tipologia dello sport. Una gara di sci, che sicuramente è energivora di per sé perché comporta gli impianti di risalita, come gestire in maniera green le diverse tipologie, appunto, di gare. Vediamo quello che ho già detto: i partenariati di cooperazione hanno riduzione delle barriere all'accesso, con appunto incoraggiando l'ingresso di newcomer o di piccoli enti. Questo si parte sempre con progetti che magari hanno requisiti minori possono anche avere dimensioni minori. Anche qui abbiamo già visto le priorità generali, adesso vediamo quelle specifiche che sono facilmente intuibili. Sicuramente incoraggiare uno stile di vita sano è quella più importante, ancor prima del concetto di sport. Io direi a monte, perché anche farsi una camminata significa vivere in maniera più sana e significa forse non fare sport in questo senso. Le iniziative importanti sono Health Lifestyle for All, che è un'iniziativa che oramai è da qualche anno che c'è. Vi farò vedere poi una slide dove ci sono i logo. Be Active è un'altra, dove sono logo che sicuramente vi sarà già capitato di vedere in diversi contesti. Abbiamo già parlato di promozione dell'integrità e dei valori dello sport, il combattere le frodi sportive, l'educazione nello sport e attraverso lo sport, e la lotta alla violenza, al razzismo, alla discriminazione e all'intolleranza durante le competizioni sportive. Dovrebbero imparare i greci, come abbiamo visto che recentemente faranno partite di calcio a porte chiuse per quello che sta succedendo, che stanno facendo le tifoserie grece, o peggio ancora in Turchia, il povero arbitro che è stato malmenato. Esattamente, combattere questo genere di fenomeni è quello che vuole fare Erasmus Plus nello sport. Anche qui, un partenariato per cooperazione, Key Action 2, può partecipare qualsiasi organizzazione
pubblica o privata, il minimo abbiamo già detto che sono tre, deve comunque seguire una priorità orizzontale, ma anche del programma Erasmus Plus, anche una specifica dello sport, quelle che abbiamo visto all'inizio della trattazione di questo focus sullo sport. La durata del progetto è esattamente come gli altri, da 12 a 36 mesi. Questo è per quanto riguarda il partenariato su scala ridotta, in cui anche il vincolo della partnership è ridotto proprio su scala. Il minimo sono due organizzazioni site in due paesi, per cui possono anche essere, si possono interpretare un partenariato transfrontaliero, non so, Italia-Francia, Italia-Austria, cose del genere, o anche non proprio di paesi confinanti, sono validi anche partenariati Italia-Finlandia in questo caso. Il progetto dura di meno, sono da 6 a 24 mesi. Ovviamente anche qui ci deve essere una priorità orizzontale oppure una priorità specifica nello sport, e questa è una differenza con la scala. Lo sviluppo di capacità nello sport, questa è appunto una novità, una sorta di capacity building, con questi cinque obiettivi. Vediamo velocemente: crescere la capacità delle organizzazioni sportive di base, per cui si incoraggiano anche le piccole ASD a partecipare a queste iniziative, incoraggiare la pratica dello sport e l'attività fisica. In questo un ruolo fondamentale lo avete voi se siete parte di un comune anche di piccole dimensioni. Ci sono delle iniziative parallele, come quelle gestite dall'ACES, l'Associazione Europea delle Città dello Sport, di cui io faccio parte del comitato di valutazione. Quest'anno piccoli comuni come Castrignano del Capo sono stati nominati, io ero presidente della commissione di valutazione, comuni europei dello sport nel 2025. Le candidature sono di anno in anno avanti, adesso si parla del 2027, perché avremo l'anno prossimo una capitale europea dello sport in Italia, che sarà Genova, e fra 3 anni, nel 26, nel 2026, sarà di nuovo una capitale europea italiana, sarà Napoli. Per cui le candidature per comune europeo o città europea dello sport, evidentemente se c'è la capitale europea non ci sono né città né comuni europei dello sport, per questo si va al 2027. L'ACES è a livello europeo, un'associazione che ha da poco presentato in Parlamento europeo tutti i gonfaloni delle comuni, città e comunità europee dello sport. Andiamo avanti, le aree tematiche, anche qui forse vale la pena, che visto che stiamo esaurendo, anzi l'abbiamo esaurito il tempo, si possono davvero guardare anche più avanti. Lo sviluppo di capacità nello sport, per quanto riguarda l'ammissibilità al partenariato, anche qui dicevo sono tutte informazioni che possono anche essere non commentate, così come abbiamo già parlato abbastanza degli eventi sportivi senza scopo di lucro, le caratteristiche che devono avere, il numero di partner. Ci sono due tipologie: gli eventi europei di tipo 1, che devono avere da 3 a 5 organizzazioni, e quelli di tipo 2 da 6 in più, con, vedete, i relativi importi, che sono appunto la vera novità rispetto alla passata programmazione. Io vado avanti, faccio vedere i premi che sono anche dati da Erasmus Plus Sport, come appunto questi logo che riconoscimento delle organizzazioni promotrici di inclusione speciale, hanno questi premi un valore di 45.000 euro. Be Active, che è il logo di cui vi parlavo, con budget che è stato 60.000 euro. Scusate, io ho sbagliato, volevo mettere 2024 indicativo, ho messo un 2022, adesso faccio la correzione. Per cui insomma sono premi che sono banditi, scusatemi, la settimana europea dello sport è sempre generalmente a settembre di ogni anno, sono aperte già la possibilità delle candidature anche per l'anno. Eccola qua, questa è la descrizione della European Week of Sport.
Andiamo rapidamente, proprio in pochi minuti, a vedere le call for proposal. Vediamo che quest'anno, a fronte degli 8 milioni dell'anno scorso, ne abbiamo soltanto 4,3 per Erasmus Plus, per tutte le key action che abbiamo visto. Questo è i capitoli di bilancio dai quali promanano questi quasi 4 milioni, anche questo ci interessa molto poco. Vediamo le priorità trasversali generali del 2004, sono state pubblicate 2 settimane fa. Anche qui possiamo vedere che c'è l'Ucraina e i rifugiati ucraini per quanto riguarda l'inclusività. Le azioni green sono sempre in linea con quello che abbiamo già detto e le azioni digitali, vedete lo sviluppo di quelle piattaforme di cui vi ho già parlato, taluna ho detto anche con un nome molto esotico come la piattaforma Selfie oppure il DOT, la Digital Opportunity Traineeship di cui abbiamo già parlato. In velocità vediamo le azioni che sono previste per l'anno prossimo, suddivise tripartite nelle tre azioni chiave, la mobilità individuale per l'apprendimento, la cooperazione e il sostegno alle policy. Queste sono tutte le azioni, sono le azioni tipiche, sono tutte aperte per l'anno prossimo. Ricordiamo sempre le azioni Jean Monnet, anche queste aperte. Vediamo il budget, come viene ripartito, segue quello di cui diciamo la scala maggiore overall per quanto riguarda la suddivisione annuale ogni anno nel settennato. Quest'anno i 3 miliardi e 600 milioni disponibili per la colla saranno 3,2 sull'istruzione e formazione, come vediamo, 336 sulla gioventù, lo sport, vedete 63, che comunque è sempre un buon finanziamento, e 25 milioni per le giamone. Le call for proposal, dicevo, quelle che saltano addosso riguardano più le scuole e l'università, perché sono, vedete, 26 febbraio, ma ci sono anche gli accrediti Erasmus per gli istituti di formazione superiore e di formazione professionale fino al 10 di ottobre. C'è anche questa call di scambi virtuali con le piattaforme per quanto riguarda l'istruzione superiore alla gioventù che scadono il 25 di aprile. Andiamo a vedere le partnership for cooperation, che vi dicevo che il 23 di marzo dell'anno scorso è stato, ohimè, anticipato al 5 di marzo, perché vedete che tutti i partenariati di cooperazione sono al 5 di marzo, tranne quelli che riguardano il settore della gioventù, che come nella Key Action 1 sono tutti rimandati verso il 10 di ottobre. I partenariati, anche quelli su piccola scala, sono tutti al 5 di maggio e vedete tutte le scalettature. Ho messo in grassetto quelle che sono le differenze, le date diverse a seconda della tipologia di azione. In ultimo vediamo le azioni chiavi 3, la European Youth Together è sempre il 7 di marzo, ma anche le azioni Jean Monnet e Reti sono, come dire, a tambur battente perché arrivano quasi subito all'inizio dell'anno, dopo appena poco più di un mese. Io mi fermerei così, ho rubato qualche minuto in più, 5, me ne scuso. E ovviamente le domande che dovevano venire prima, se ci sono, a vostra disposizione. A te Vanni, la no, parola, io Alessio. sì, assolutamente Vanni, io intanto ti ringrazio perché un'esposizione così chiara e esaustiva rende tutto molto più semplice e sicuramente stamani abbiamo appreso tanto, tante informazioni che sono utili alla progettualità. Io prima di andare a concludere e cedere magari, vogliamo vedere se Francesco voglia dire qualche cosa, io vado un attimino a condividere una pagina. Allora stacco io la mia condivisione. Sì, no, la tolgo io, non ti Ok. preoccupare, vediamo se lo vedete nel frattempo. E vado a vedere, farvi vedere sostanzialmente un
una progettualità che è attiva fin da novembre, dove praticamente sulla piattaforma ISI della Fondazione IFEL, e dove appunto sarà creata un'assistenza, un servizio d'assistenza che permette appunto di approfondire tutto ciò che riguarda in termini di investimenti comunali, un servizio appunto che è creato dalla Fondazione IFE, in modo particolare dalla progettualità della piattaforma ISI, dove appunto ci permette di approfondire nello spazio di 30 minuti, insieme a un esperto che darà a tutti quanti voi la possibilità di cercare di capire un attimino le progettualità in essere, e vediamo un attimino che il campo d'azione che il servizio è stato creato riguarda gli appalti, Regis e DNSH. Ma evidentemente nel proseguo del nuovo anno vi saranno anche altri campi d'azione. Insomma, vi sponsorizzo questo servizio, che è sicuramente un ulteriore approfondimento che la Fondazione IFEL, in questo caso appunto la piattaforma ISI, dà come supporto a tutti quanti voi. Francesco, io non so se ci sei, assolutamente sì, spero di essere stato esaustivo anch'io, perché dopo Vanni sinceramente tutto cade, perché sinceramente è stato molto, molto molto esaustivo e chiarissimo, quindi insomma ti Grazie. ringrazio. Ma Francesca, a te per le conclusioni finali. Grazie, io solamente per ringraziare Vanni per la sua consueta chiarezza e precisione, per ringraziare di nuovo voi, Alessio, tutto lo staff, anche per questa ultima comunicazione di servizio che è molto importante, quindi inviterei i partecipanti, insomma, alle nostre attività a frequentare il nostro sito, a prenotare i servizi se è necessario. Noi allargheremo, come hai detto giustamente, anche il campo di intervento di questa nostra attività. L'obiettivo è di essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri utenti, insomma, dei nostri comuni tecnici, ma anche di esperti che si avvicinano a queste materie. Quindi grazie a tutti e di nuovo l'occasione per rinnovare gli auguri di buone feste e ci vediamo il prossimo anno. Ma Bene. complimenti per questa iniziativa, non la conoscevo. Parlare per mezz'ora con un esperto è sicuramente una cosa molto importante. Complimenti, è un bellissimo servizio. Naturalmente, Anche se non si esaurisce, se diciamo, il dialogo non esaurisce le problematiche connesse alla richiesta, si può prendere un altro appuntamento, diciamo. È un servizio a prenotazione, quindi noi abbiamo gli esperti come sai, insomma, come sanno le persone che partecipano ai nostri webinar sono sempre di altissimo livello, come te, Vanni. Quindi, diciamo, è veramente, penso che sia veramente utile per chi è impegnato in attività amministrative o anche di progettazione, avere il conforto di persone che insomma fanno questo mestiere e riescono a dare con chiarezza indicazioni utili a fare bene quello che si deve fare. Quindi speriamo che questa attività abbia, diciamo, sia gradita da chi ne deve usare, insomma, da chi la deve usare, insomma. Allora, Bene. proprio prendendo spunto a queste ultime parole che hai detto, fare bene, consentire di fare bene, anch'io chiedo se c'è la possibilità, se qualcuno vuole valutare come è stato questo webinar, e io posso solo che imparare se ricevo i vostri feedback, per cui anch'io stimolo chi fosse così, chi ne avesse voglia così di dire che come ha trovato questo webinar, perché è l'unico modo che ho per imparare e Assolutamente, per migliorare. tra l'altro Vanni, ricordo che oltre, diciamo, alla platea di oggi ci sarà anche la platea di coloro che avranno modo di vedere sulla scuola IFEL e sul canale YouTube appunto della scuola IFEL la giornata odierna, e anche tra coloro che ha partecipato la possibilità di scaricarsi le slide di tutto quello che hai parlato oggi, e sicuramente sarà un surplus di informazioni che necessarie e sicuramente di approfondimento molto molto importanti, che è un po' sostanzialmente come one-to-one dell'assistenza di cui parlavamo poc'anzi, Francesco. Insomma, è veramente una serie di servizi dedicati che ci permettono di stare sempre più vicini ai comuni. Spero di aver fatto una buona pubblicità, Francesco. Grazie, grazie. Grazie a voi, Vanni, ancora per la chiarezza di esposizione, e ci vediamo a questo punto molto, molto presto.
presto per una nuova avventura con gli eventi formativi. Grazie ancora e a questo punto buon weekend a tutti quanti voi. Arrivederci, ci vediamo. Ciao. Arrivederci.